Buonasera amici di Santa Croce Web, benvenuti all'ottava puntata con l'edizione di Lunedì Sport. Potete vedere subito la prima novità di questa sera, perché su questo sgabello non è presente il nostro Fabio Fighera, che ha condotto in modo illustre le prime 7 puntate e che tornerà a farlo dalla prossima, ma ci sono io perché lui mi ha fortemente voluto, mi ha invitato ad essere presente per fare un po' gli onori di casa qui su Santa Croce Web. E allora proprio per questo dico con tutto, davvero con tutto il mio sentimento che ho per te, che sono felicissimo che questa sera il nostro direttore è presente a questa trasmissione, anche perché è stato uno di quelli che anzi il primo che l'ha voluto fortemente questo Grazie. Tipo di trasmissione nella nostra piccola televisione di Santa Croce Web, e devo dire che come al solito lui ci ha visto bene e abbiamo avuto un buon seguito anche di spettatori sul web. E tutto questo è il merito, voglio di nuovo ribadire il merito a Paolo Mandarà per... Adesso non essere troppo buono perché... Mi tocca con il mio direttore. Siete stati bravi, avete dimostrato una grandissima forma, un po' come le squadre d'altronde santacrocesi che in questo periodo si stanno contraddistinguendo. E fra l'altro oggi abbiamo una puntata molto importante, adesso Antonella passerà a presentarvi gli ospiti, perché abbiamo raggiunto due vertenti molto importanti da due sport di squadra fondamentali a Santa Croce come il calcio e la pallacanestro. Poi abbiamo un altro ospite, ma prima di dirvelo io ve lo faccio dire direttamente da Antonella. Ciao Antonella. Buonasera a tutti, intanto scusate l'emozione ma sono vicino al co-conduttore Fabio, poi abbiamo il direttore, quindi insomma scusatemi. Ma comunque, bando alle ciance, passiamo a presentare gli ospiti di questa serata, che sono Michele Santoro, allenatore Nuova Camarinense, Salvatore Gabibbo, assistant coach, mi dicono di dire, della Vigor Basket, e Eugenio Magro, motociclista dello Sporting Club Race di Catania. Assolutamente, presentazione encomiabile, quindi anche tu hai rotto il ghiaccio. Allora partirei subito da una nota. Allora, la Nuova Camarinense è riuscita a salvarsi, ha mantenuto la prima categoria dopo essere stata promossa, diciamo, dai ripescaggi nel corso della scorsa stagione, nel corso dell'estate, quindi grandissimo risultato per la squadra di Michele Santoro. La Vigor invece dell'amico Salvatore Gabibbo, che è assistant coach di Giancarlo Di Stefano, che oggi non è qui ma vi saluta, invece è uscita a gara 3 dei playoff, anche qui alla prima partecipazione in assoluto nel campionato di C2 maschile di basket, quindi una grande impresa culminata con questa sconfitta che ci poteva comunque stare visto il valore dell'avversario. Io prima di passare, come dire, alla presentazione di questi grandi progetti sportivi che si sono fermati in un modo o nell'altro al termine di questo weekend, chiederei subito un'opinione a caldo a Fabio Fighera, perché abbiamo seguito queste squadre nel corso dell'anno, hanno raggiunto davvero dei grandi traguardi. Tu come l'hai vissuta, vivendo in prima persona comunque questa situazione, questo sport, queste società a Santa Croce? Allora, intanto prima di fare un'analisi, diciamo, dell'andamento in campionato sia della Nuova Camarinense che della Vigor Basket, voglio fare, cioè, se avessimo avuto un pubblico in studio avrei chiesto sinceramente un applauso per mister Michele Santoro, perché mister Michele Santoro è una persona che vive di calcio a 360 gradi, ed è, conoscendolo da tanto tempo, ero proprio sicuro che la Nuova Camarinense ce l'avrebbe fatta a vincere questo play-out, anche perché, come parlavo poco fa con lui, è un grande motivatore, questo uomo è riuscito a tenere un gruppo saldo fino alla fine del torneo, e non era tanto semplice perché il campionato della Nuova Camarinense è stato, come ho scritto sulle pagine di Santa Croce Web, è stato ha avuto un cammino molto tortuoso, e seppur la squadra avesse delle qualità superiori rispetto ad altre squadre che la precedevano in classifica, ha avuto la sfortuna di fare un inizio campionato fuori da Santa Croce. Ricordiamo che almeno 3-4 partite le ha giocate a Gerratana, ossia 50 km da Santa Croce, e quindi 50 ad andare e 50 a venire, erano 100 km per farsi una partita su un terreno di gioco che non era quello dello stadio di Santa Croce, perciò in erba, giocavate in terra battuta, perciò non è stato tanto facile. Poi se mettiamo che nei fattori che la squadra era composta da tanti giovani, da persone che da persone che già avevano sì calcato anche categorie superiori, ma diciamo lo zoccolo duro era formato da giovani che avevano fatto solo la seconda categoria, già si paga lo scotto
di un avanzamento di categoria. Quindi alla fine del torneo vincere un playoff, un playout su un campo come quello della Netina, un campo caldo, ostico, lo si sa, è ostico, perché ricordiamo che la Netina ha fatto 26 punti in casa su 29 punti totalizzati nel campionato, perciò diciamo un qualcosa di strano ci poteva anche essere. Sì che il fattore campo in questi campionati fa tanto, però già la cosa fa riflettere. Cambiando sport e parlando della Vigor Basket, che già ne abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate, cosa dire? Già abbiamo detto che una squadra che al primo anno in C regionale arriva a raggiungere la salvezza già nel girone d'andata, arrivare ai playoff, arrivare soprattutto a gara 3 contro una squadra come il Melilli, costruita per salire di categoria, dove hanno fatto anche degli investimenti economici importanti, cioè, secondo me è tutto dire anche per il lavoro che hanno fatto Giancarlo Di Stefano, e ricordo anche Salvatore Gabibbo, perché è uno che alla fine delle partite penso che sua moglie 3-4 camicie gliele lava. No, perché fra l'altro Giancarlo è quello che allena la squadra, e lui, da quello che so, è quello che la massacra nel corso della settimana con allenamenti intensi, ma poi ce lo faremo dire da lui. Infine abbiamo Eugenio, partiamo però subito con un giro, partendo da mister Santoro. Mister, allora, grande soddisfazione penso dopo questo successo. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, è stato un anno abbastanza travagliato, diciamo, poi alla fine raccogliere i frutti che magari la società aveva prefissato, diciamo che è stata una cosa molto molto positiva, perché sappiamo benissimo la nuova Camerenza da 7-8 anni che fa attività, partendo dalla terza categoria, cercando di sfruttare sempre tutto quello che Santa Croce possiamo, diciamo, sfruttare o prendere dai ragazzi che restano liberi da altre società, diciamo. Perciò non è facile, perché bisogna avere una certa pazienza, crescere questi ragazzi, questi giovani, aspettarli magari molte volte in determinate situazioni che durante l'anno succedono, difficoltà o di studio, famiglia, cose del genere. Perciò alla fine, anche se magari uno sperava magari di salvarsi in un modo leggermente diverso senza i playout, però raggiungere questo risultato, per me che l'ho vissuto insieme ai ragazzi, è stata una grossa soddisfazione. Faccio un complimento a tutti i miei ragazzi per tutto quello che hanno dato, che non è facile, ripeto, finire un girone d'andata al penultimo posto e continuare a fare allenamenti settimanali, magari massacranti, ed essere sempre disponibili. Benissimo mister Salvo, anche per te insomma la grande gioia di essere arrivato a un playoff e di averlo disputato da grandissimi protagonisti, perché non avete lasciato le briciole a Melilli, cioè fino a gara 3 è stata una lotta incredibile. Sì, siamo molto soddisfatti, anche se c'è un po' di rammarico per come è andata a gara 3. Tutta la partita punto a punto c'è stato qualche break, ci siamo allontanati, riavvicinati, però Melilli l'ha sudata fino alla fine la gara, ha sofferto fino alla fine, diciamo, e alla fine anche grazie all'arbitraggio un po' ha fatto la sua parte, sono riusciti a portare a casa la partita, però siamo molto soddisfatti perché abbiamo dimostrato grande cuore, grande lavoro, bene, abbiamo fatto molto bene. Benissimo. Antonella ha già accennato insomma a Eugenio Magro, chi è Eugenio Magro, la persona nuova di oggi. Io vorrei che fossi proprio tu a presentarti e a cercare di trasmettere, come dire, il senso di questa tua disciplina, di questa tua disciplina appunto sportiva che stai praticando, un po' alla gente a casa, per far capire cos'è l'enduro, per far capire quello che fai. Allora, intanto buonasera e grazie per essere stato invitato stasera, per essere qui con voi. È un piacere. Ma il piacere è mio. Infatti quando Fabio mi ha chiamato avevo altri imprevisti, però ho detto no, cerco di essere presente, infatti vi dico grazie. Allora, l'enduro è quasi simile al motocross, la tipologia, i motori sono, diciamo, simili, invece lo svolgimento della gara viene un po' diverso, si avvicina un po' di più alla gara da rally, simile a una gara automobilistica da rally, ci sono le varie prove speciali da fare, c'è una tabella di marcia da rispettare. Quindi è tutto un insieme di cose, la gara non si vince magari perché tu vai più forte, ma perché devi anche rispettare un tipo di regolamento, hai capito? Per quello. Pratico questa disciplina da 10 anni circa,
con vari risultati, ho vinto più volte il campionato siciliano. La domenica, 15 giorni fa, quando ho vinto quella tappa del campionato italiano, non è la prima, sinceramente ne ho fatte già altre tappe di campionato italiano negli anni precedenti, con dei buoni risultati, buoni piazzamenti, ho fatto un quarto e un quinto posto. Ma non era ancora mai arrivata una vittoria. E questa è la prima vittoria, sinceramente, sì, la vittoria mai. Vicino ci siamo andati, però la vittoria mai. E poi domenica finalmente a Città di Castello, in provincia di Perugia, è arrivata questa vittoria che finalmente, diciamo, ci spinge ad andare avanti. Speriamo bene. Sì, sì, io... Paolo, volevo fare una domanda a Eugenio, tutto così tu. Tanto per... Cioè, si dice che, almeno noi da profani in questo sport, guardiamo la TV, guardiamo Valentino Rossi, guardiamo... E allora tutti parlano che tipo i piloti hanno una particolare, diciamo, affezione particolare per la propria moto. Se tu con la tua moto come la tratti la tua moto? No, la tratto bene, anzi benissimo. Però sinceramente negli ultimi anni, siccome cambiamo moto ogni anno, ogni 10 mesi si cambia moto, quindi non ti c'è affezione più di tanto. Non fa tempo ad affezionarsi. Ah, non fai tempo ad affezionarsi. No, solo per quello. Però naturalmente la tratti bene, anzi benissimo la tratti. No? Guarda Paolo, se senti, so che Antonella ha studiato in questo in questa settimana, perciò tu una domanda gliela puoi fare, ormai hai studiato. So che... Questa sera sono preparatissima, è giusto che anche i nostri ascoltatori lo sappiano, ma parlavamo appunto di questa, dell'enduro, dell'affezione spasmodica alla tua moto, eccetera, eccetera, ma a quanto ne so io, queste gare, insomma, sono anche... ti impegnano anche da un punto di vista fisico. Tantissimo. Quindi insomma, come vivi questo perenne sforzo, insomma, per concentrarti su una cosa che comunque vuoi fare, a quanto vediamo riesci benissimo a fare? Sì, ecco. Infatti non è un impegno, è un impegno veramente grande, nel senso che settimanalmente devi allenare fisicamente, perché la gara dura circa 6 ore, quindi ti richiede abbastanza fisico. Tipo io vengo anche da ieri, siamo stati a Siracusa per la terza prova del campionato siciliano e porto un ottimo secondo posto, perché ieri c'era tantissimo fango, perché sabato a Chiara Siracusa ha piovuto tantissimo, ieri le condizioni erano difficilissime, infatti dal terzo giro in poi hanno portato delle modifiche perché c'erano ragazzi che comunque non riuscivano nemmeno a far camminare la moto per quello. E di settimana mi alleno tantissimo, soprattutto mi alleno in bici, vado in palestra la sera, quasi tutte le sere vado a Ragusa, che non è semplice, perché comunque fisicamente bisogna avere un bel fisico, ti esprime tanto la moto. E poi la moto, sabato e domenica sempre, di settimana a volte la posa a pranzo, invece di andare a pranzare vado qualche oretta in moto per compensare. È giusto. Sì. Ma capire, tanti sacrifici. Un'altra domanda, sì, mi perdoni direttore, ma devo fare un'altra domanda perché ormai sono lanciatissima, quindi devo. Ho saputo che insomma ci sono diverse categorie, chiaramente, e da qualche anno hanno anche aperto la categoria junior, che sarebbe junior, insomma, l'under 21, fondamentalmente. È una categoria in Sicilia come viene vissuta? Sì, insomma, sì. In Sicilia è una categoria riservata ai ragazzi che vanno da 16 a 21 anni, la categoria junior. In Sicilia abbiamo dei ragazzi che vanno veramente forte, perché c'è soprattutto un gruppo di ragazzi di Palermo che fa tutto il campionato italiano loro, già da anni, perché hanno creato un vivaio a Palermo di ragazzini che fanno dai mini cross fino alla junior, che poi va dai 16 ai 21 anni, come dicevo prima. E sono ragazzini che vanno veramente forte, tra cui ne abbiamo uno in particolare, un ragazzino che da quest'anno corre anche con un team ufficiale, con la KTM ufficiale Italia, perché fa registrare dei tempi veramente, ma veramente interessanti. E infatti gli auguro bene anche a loro, ragazzi. Ora domenica, giorno 8 saremo tutti quanti presenti per la seconda prova a Castiglione Fiorentino. Vediamo, ci auguriamo bene. Va. Insomma, quindi è vissuta bene da tutti, sia da voi, sì. E poi soprattutto siamo degli avversari, ma siamo un gruppo molto unito, si è visto quando siamo andati su, che eravamo veramente in tanti, ci siamo organizzati tutti quanti insieme, una cosa veramente molto bella, l'abbiamo vissuta veramente bene tutti quanti insieme. Bene, direttore. Quindi un bellissimo movimento in espansione, possiamo capire. Sì. Come in espansione ovviamente il calcio, ma d'altronde il calcio non si è mai fermato di fronte a nulla, anche a Santa Croce due grandi rappresentanti del calcio nostrano. La Nuova Camarinense è quella squadra che inizialmente era magari un po' partita come la squadra locale vera e propria, cioè costituita prettamente da giovani santacrocesi che portassero in alto l'onore della città. Poi si sono aggiunti altri elementi, ovviamente il connubio fra tra diversi tipi di elementi all'interno della squadra è proseguito nel tempo. Quest'anno avete avuto l'occasione di affrontare un campionato di prima categoria
sia per tutto quello che ha detto prima il mister, molto difficile e complicato anche da un punto di vista ambientale. Ma io partirei più dall'ultima partita, quella sul campo di Noto, perché come ci ha raccontato Fabio Fichera nel corso della settimana, è stata una partita iniziata sotto diversi punti di vista un po' con qualche problema di troppo, diciamo il calore eccessivo del pubblico del Noto, magari insomma siete fatti scortare fino allo stadio. Ci dici un po' com'è andata questa settimana di preparazione e poi com'è maturata questa vittoria di domenica? Vabbè, generalmente in queste categorie il fattore campo è sempre predomina, specialmente in certi campi, perciò sapevamo che a Noto, non per niente come ha detto anche Fabio, sul 29-26 in casa, anche all'andata avevamo perso per delle situazioni strane di arbitraggio e via, che fattore campo, diciamo, un arbitro se non si trova protetto da forze dell'ordine, cose molto volte può capitare, se è anche un giovane che può anche sbagliare. Noi sapevamo che in 90 minuti ci giocavamo una stagione intera, perciò la società, con in testa il presidente, ha organizzato a mio avviso tutto in un modo perfetto e abbiamo cercato di mettere i ragazzi nelle condizioni di giocare la partita nel rettangolo di gioco, perché purtroppo chi non fa calcio a questi livelli, ma io non mi riferisco solo a Noto, sa benissimo la situazione che si viene a creare in questi campi, cioè molte volte tu ti presenti con una squadra di ragazzi, un arbitro alle prime armi, diciamo, perché è anche normale che in queste categorie spesso mandano dei giovani che devono crescere ed è giustissimo, e spesso vai a giocare dove non c'è, diciamo, non dico un carabiniere ma neanche un vigile urbano e cose del genere, e non sempre si gioca solo nel rettangolo o in un ambiente tranquillo, molte volte ci sono delle situazioni che fanno sì che una squadra in casa, avendo una certa esperienza, determinate situazioni, può anche raccogliere dei punti che magari non merita. La nostra squadra è una squadra, a parte che io credo che tutto l'ambiente sportivo di Santa Croce, non mi riferisco solo alla Nuova Camerenza, ma in tutti, è una nostra cultura, non si sono mai registrati fatti strani a Santa Croce, dal Santa Croce calcio alla Camerenza e tutto, cioè se noi siamo in grado di vincere quella gara la vinciamo, ma non riusciamo mai a portare una partita in certi binari, tipo con l'avversario e via. Perciò andarsi a salvare con queste situazioni, ripeto, è leggermente più difficile. Che avete sentito la tensione? Sì, la tensione ci mancherebbe, però ripeto, la società ha organizzato tutto in una maniera perfetta, a mio avviso, che non è facile in queste categorie, cioè partire in pullman e dare la possibilità anche di far venire, non so, genitori, c'era anche qualche nonno e via. Ha permesso, a mio avviso, ai ragazzi di sentire meno la gara anche, cioè arrivare là in un modo tipo, diciamo, anche più scarico. E poi essere scortati dalla polizia, avere ai bordi campo, negli spogliatoi e tutto, vedere i ragazzi che c'erano, non so, dei poliziotti che stavano attenti a tutto, e trovare una terna che in prima categoria non c'è, in prima categoria c'è solo un arbitro, e sappiamo benissimo avere i guardalini significa poter fare determinati atteggiamenti tattici che tu non puoi fare se non ci sono i guardalini, ci ha permesso di giocare la partita tranquilla nel campo, e a mio avviso abbiamo dimostrato di meritarla per tutti i 90 minuti, perché la squadra ha dominato dall'inizio alla fine, attenta all'inizio magari un po' sornione e via, però poi alla fine due gol, qualcun altro anche sbagliato per magari troppa sicurezza, ma ripeto, ho fatto una trasferta senza avere nessun problema, ma con tanti infortunati, fra l'altro eravate un po' rimaneggiati. Noi ieri lasciamo stare, perché ci siamo presentati a Noto i 15, perché avevamo degli infortunati importanti come il ragazzo, ma anche ragazzi come Ciccio Gulino, che diciamo da molto tempo non ce l'abbiamo perché ha lasciato perdere per motivi di infortunio ma anche per motivi di lavoro. In più avevamo tre giovani che hanno quasi sempre giocato in gita, perciò anche questo fa parte di queste situazioni, queste realtà di categoria, perciò eravamo in 15 e dico, molte volte sì, il numero è relativo, ma è anche un modo di presentarti a un playout in 18 in un modo diverso, però non è questo il problema, i ragazzi hanno dato tutto. Ho giocato, a mio avviso, la partita che si doveva giocare, non sono mai caduti nella trappola della provocazione e cose del genere, ma hanno giocato a calcio.
calcio, a mio avviso è stato meritato. Prego Fabio. Voglio dire due cosette, cioè non c'era bisogno che i tuoi uomini pensassero in autobus alla partita, perché tu per tutta la settimana sono convinto che è già lo è, perché noi ci siamo sentiti giovedì con te e ci siamo sentiti per telefono perché dovevo preparare il pezzo del giornale. E lui già mi diceva: guarda, c'ho tre giovani in gita, Di Martino che non è neanche infortunato, ragazzo non ce l'ho. E allora già conoscendo Michele Santoro da tanto tempo, io già ho immaginato che lui i suoi uomini li aveva già messi in riga e dicendogli tutte le mosse della netina, tutte quali sarebbero state le cose, quali sarebbero stati i movimenti. A parte gli scherzi, questo significa che abbiamo di fronte un allenatore che non lascia mai nulla al caso, che va a studiare davvero le partite, che conosce le categorie e i giocatori che giocano in queste categorie. Ma a prescindere dai complimenti, forse non è che ti sto facendo tutti questi complimenti perché sei davanti, è perché davvero ci credo a quello che dico. Ma siccome siamo a fine campionato ed è giusto fare dei bilanci, a mio parere è giusto così, e siccome tu sei una persona schietta e ti conosciamo per la tua onestà, se io voglio sapere se qua ci fosse una torre di questo campionato, se chi butteresti giù e chi salveresti? Questa è una bella domanda, Ma chi butterei giù, diciamo, della mia squadra? Ma butteresti giù, cioè, di quello che è successo, di tutte le cose che sono successe? Togliti qualche scoria di dosso, ecco, qualcosa bravo. Che non ti ha soddisfatto. No, non ce ne sono, perché non è giusto alla fine. Alla fine quando si raggiungono certi risultati, ci si dimentica. Lato sportivo, no? Ma sul lato sportivo sappiamo benissimo una cosa, per esempio. Noi abbiamo fatto domanda di ripescaggio, d'accordo con la società e tutto, pensando che tutto il gruppo di Santa Croce partecipasse a questa situazione, perché noi facciamo calcio con tutti i ragazzi di Santa Croce finché abbiamo la disponibilità dei ragazzi di poterlo fare. Se non abbiamo numericamente tutti i ragazzi di Santa Croce, siamo costretti ad andare a cercare. E allora, già dopo la domanda di ripescaggio, qualche ragazzo ci ha abbandonato per andare in squadre con magari con obiettivi diversi dalla nostra, e capisco, sono anche d'accordo in un certo senso con loro, anche perché guadagnavano qualche cosa, e già ci sono venute a mancare gente di una certa importanza. E qualche altro ragazzo non è partito subito con noi, ma si è inserito durante il campionato dopo 6-7 domeniche. Perciò siamo partiti con una squadra di ragazzi, basta pensare che in prima categoria quest'anno era obbligatorio giocare con un 91 e un 92, noi abbiamo fatto partite con 6-92 in campo, tipo con lo Scicli e altre squadre. Perciò dico queste cose, ma non è buttare dalla torre, io credo che ognuno fa delle scelte. Come io, la scelta mia è sempre quella di cercare di valorizzare tutto quello che ho. E non lo so se è un pregio, se è un difetto, la stessa cosa nei complimenti che mi hai fatto tu, ti ringrazio, però tu sai benissimo una cosa, per me il calcio è tutto è passione, cioè io alleno, può darsi che può essere anche sbagliato, sia in terza categoria che in promozione, allo stesso modo, con lo stesso impegno, pretendo dai giocatori lo stesso impegno, le puntualità negli allenamenti e tutto. Perciò alla fine non voglio fare questa differenza, dico solo che è stato un anno particolare, tu hai accennato al fattore campo, non serve andare a vedere di chi era la colpa se non c'era il campo, il campo come non c'era per noi non c'era neanche per il Santa Croce, però è normale che una squadra di eccellenza ha mezzi diversi, cioè trova, non per niente Santa Croce per esempio giocava sempre o a Comiso o a Ragusa, noi siamo stati costretti ad andare a Giarratana e dobbiamo anche ringraziare Giarratana, il comune di Giarratana e qualcuno di Santa Croce che ci ha dato questa mano per poter giocare anche a Giarratana. E allora andare a cercare ora le situazioni, dico è stato un anno particolare, ragazzi che hanno subito degli infortuni, e in queste categorie ci può essere anche il ragazzo come è successo a noi che dopo un infortunio grave lascia perdere di giocare perché innanzitutto viene il lavoro e non può rischiare, e poi tante altre situazioni, giovani che ancora non erano pronti e gli abbiamo dato la possibilità di crescere. Perciò io dico alla fine non buttiamo nessuno dalla torre, dico teniamoci stretti questa prima categoria che per me, augurando a Santa Croce di rimanere in eccellenza, glielo auguro con tutto il cuore,
Sono convinto che la prima categoria, essendo voce, è una categoria importante per far sì che le due società possano andare, diciamo, d'accordo e dare la possibilità a ragazzi giovani che magari crescono nel Santa Croce, nel settore giovanile, e che poi ancora non sono pronti per l'eccellenza, per esempio, e dare la possibilità, come abbiamo fatto quest'anno, perché abbiamo avuto dei ragazzi del Santa Croce, perciò lo sappiamo, dare la possibilità a questi ragazzi nostri di crescere e di fare sport, perché non tutti hanno queste possibilità, perché le capacità tra una prima categoria e un'eccellenza è molto diversa. E io capisco anche il Santa Croce che per fare una prima di eccellenza deve andare a cercare giocatori fuori, giocatori di un certo livello. Noi magari possiamo anche aspettare, perché è una categoria diversa, diciamo. E così si può fare, a mio avviso, uno sport magari non unendo le società, ma facendo una cosa insieme. Fatto. Quindi speriamo che Marco Agnello in camera ci abbia ascoltato. Ma sinceramente. Gli vogliamo lanciare un messaggio, ma io in questo senso. Me lo auguro sinceramente, perché il Santa Croce in eccellenza io penso che sia un motivo, al di là poi campanilismo, situazione, cose che poi non servono a niente, nello sport quello che conta è essere, fare parte dello sport. Io credo che sia un vantaggio per tutti. Se invece, per esempio, ci troviamo con due squadre, una in prima categoria e una in promozione, già subentra una sorta di rivalità, sì, di rivalità, perché già un giocatore tra prima categoria e promozione, ma eccellenza e prima categoria per me è una cosa positiva per il paese di Santa Croce. Ti passo subito la parola, anche se il presidente Marco Agnello, presente qua in studio due settimane fa, auspicava una specie di fusione lanciando dei messaggi. No, ma io non sto dicendo che sono contrario alla fusione, sto dicendo che se eventualmente una fusione non succederà, per esempio, però eccellenza e prima categoria si possono fare in comune accordo, fatto bene, come per esempio noi quest'anno siamo stati costretti a fare la squadra juniors, perché una squadra di prima categoria deve per forza presentare una squadra di settore giovanile, e non avendo ragazzini piccoli abbiamo fatto la juniors con i ragazzi che giocavano in prima squadra e facevano prima squadra juniors. E poi anche grazie al Santa Croce che ci ha dato qualche ragazzo per poter completare la rosa, che noi avevamo una squadra juniores con 13 elementi e siamo arrivati terzi in classifica. Perciò dico grazie anche al Santa Croce. Perciò questo è, io penso che l'obiettivo è un obiettivo comune, e dare la possibilità ai ragazzi, anche quelli meno dotati, di poter fare dello sport. Bene, quindi questo è un tema che magari potremo riprendere non appena Santa Croce, speriamo, sia salvo e potremo portare avanti. Allora, passiamo un attimo invece al basket, Fabio, perché insomma anche questa è stata un'impresa. La Vigora, primo anno di C2, mi arriva nei playoff e porta Melilli a gara 3. Fra l'altro Melilli, ricordo personale, è una squadra che vi ha dato anche parecchi problemi in Serie D all'epoca, no Salvatore? Sì. Io intanto, prima che parla Salvatore Gabibbo, e voglio mandare un messaggio a Giancarlo Di Stefano, che diceva che la nostra trasmissione portava male e siccome con la nostra presenza in gara 2 con Melilli abbiamo vinto, sì, penso che questo sia stato sfatato. Mi ha detto infatti di ringraziarti e infatti ti dice che non è vero che porta sfortuna. Infatti. Noi siamo molto soddisfatti di questo primo anno in Serie C regionale. Abbiamo raggiunto il sesto posto alla fine della regular season, quindi abbiamo incontrato Melilli che è arrivata terza, e abbiamo fatto un ottimo playoff, ottimo perché forse l'unica partita nella quale non siamo stati all'altezza è stata gara 1. Abbiamo iniziato bene, poi il terzo quarto un po' abbiamo mollato e è andata via così, anche perché loro hanno avuto percentuali altissime al tiro. E dopo gara 1 abbiamo preparato gara 2 in modo eccellente, cioè abbiamo rivisto la partita, abbiamo preparato tutto dal punto di vista tattico, tutto, abbiamo previsto tutte le loro mosse, sapevamo già i loro schemi, come giocavano, come dovevamo affrontare la partita. Di fatto abbiamo dominato dal primo all'ultimo minuto. Loro erano sicuri di venire qui a Santa Croce e chiudere la serie sul 2-0, si dovevano riposare per affrontare Gravina in semifinale, e invece hanno sudato anche in gara 3, perché gara 3 a Melilli è stata una battaglia dal primo all'ultimo minuto. Siamo partiti benissimo.
Poi Melil è rientrata, il primo tempo abbiamo chiuso sotto di 6, il terzo quarto siamo andati a meno 16, abbiamo rimontato, siamo andati a meno 2, poi qualche decisione arbitrale, tra l'altro è stato brutto anche, si è verificato un episodio poco piacevole, diciamo a 4 minuti e mezzo dalla fine si è staccato il tabellone, la partita per 10 minuti è stata sospesa, non si trovava quello di riserva, poi insomma siamo andati avanti con due giudici al tavolo, uno controllava il tempo, uno controllava il punteggio, insomma non è stato esatto, non è stato un quarto di finale bello, diciamo, come si è concluso, però siamo molto soddisfatti, abbiamo ringraziato tutti, il pubblico, gara 3 a Melilli c'era più gente di Santa Croce che non di Melilli. Questo è un grandissimo risultato. È stato fantastico perché c'erano circa 100 persone, anche loro si sono trovati un po' spiazzati perché ci sostenevano in modo proprio forte. Peccato perché eravamo lì quasi c'eravamo. E ti voglio chiedere appunto una cosa, c'è stato un momento di gara 3 in cui avete pensato realmente di farcela? Allora, noi siamo andati là per vincere, ormai sapevamo come affrontare la partita, sapevamo quali erano i loro punti deboli, dove dovevamo lavorare meglio noi, a mio avviso non abbiamo vinto gara 3, uno per la diciamo abbiamo tirato male da 3, perché abbiamo tirato 3 su 14, due perché l'arbitraggio è stato l'arbitraggio casalingo, diciamo Melilli si sa che ha fatto investimenti per poter vincere il campionato, magari l'arbitraggio un po' nel di nel dubbio fischi un po' più a favore della squadra più forte. Esatto, infatti ci sono stati alcuni episodi proprio nei momenti cruciali, tra l'altro, che ci hanno penalizzato, perché sul meno 2 è stato fischiato un fallo a Di Stefano, era uno sfondamento proprio palese, e invece hanno dato fallo a Ciccio. Poi abbiamo avuto l'occasione di andare parità, invece in 30 secondi abbiamo preso un 5-0 di break, sono andati di nuovo più 8, insomma. Tra l'altro c'è da dire che i nostri ragazzi, tutti giovani, quasi tutti erano al primo playoff, quindi un'esperienza nuova per tutti, però questo ci servirà sicuramente per un altro anno. Tra l'altro io colgo l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito durante l'anno, gli sponsor, soprattutto il Box Emmolo, lo sponsor principale della Vigor, la società, i ragazzi che ci hanno seguito durante tutto l'anno, insomma. Mi aggancio a questo tuo discorso, perché hanno portato in panchina gente davvero piccola, passatemi questo termine, no, cestisticamente parlando, perché è vero è cresciuta con voi, ma non aveva maturato esperienze importanti a livello di Serie D o ancora più di C2, insomma. Esatto, quest'anno abbiamo inserito nel roster della Serie C un 95 Lorenzo Mandarà e un 94 Damasco. Damasco Marco, hanno fatto esperienza, qualcuno hanno avuto anche il loro minutaggio, ricordo che in gara 1 sia Mandarà ha fatto 6 punti mi pare, Lorenzo, e Damasco è entrato pure, non ha fatto punti però ha giocato, e già queste sono esperienze. Perché paradossalmente i campionati minori, se vogliamo parlare di una C2 come un campionato minore, sono quelli che ti mettono addosso intensità, cioè fisicità, quindi per dei ragazzini è difficile potersi imporre, no? Sì. Si sono resi conto loro anche in gara 2, difatti era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi, l'abbiamo impostata in un certo modo e non hanno trovato spazio perché ci volevano altre armi, sicuramente non... ancora non erano pronti per darci quello che ci serviva in gara. Comunque io mi allaccio sempre sulla questione dei giovani della Vigor, ricordiamoci che la Vigor ha fatto crescere un sacco di buoni giocatori, ora non ultimo Occhi Pinti è andato dal Gela, al basket Gela, ieri nell'ultima gara della regular season ha fatto 9 punti, sì. Diciamo un ragazzino in C1 e magari che non
non ha poi quei grandi mezzi atletici, fisici, però che si fa rispettare in un campionato diciamo a livello interregionale, quindi con già i suoi 9 punti al primo anno di Serie C1. Io mi volevo riallacciare un pochettino, ti voglio fare una domanda tipo come quello che ho fatto qua a Michele. Se il bilancio della Vigor è nettamente positivo, no? Sì. Perché poco fa ne ho parlato, cioè raggiungere la salvezza nel girone d'andata, i playoff, diciamo condotti in una maniera più che dignitosa, perché perdere la terza gara è di 9 punti fuori casa, non è che 9 punti tra l'altro alla fine, ecco, alla fine infatti sì, a 28 secondi dalla fine eravamo sotto di 6 e avevamo il possesso palla. Perfetto. Quindi abbiamo provato una soluzione rapida per un tiro da 3 che non è andata a buon fine, ma abbiamo lottato fino alla fine. Io la domanda che ti voglio fare è questa, Salvatore. Già ad un ottimo campionato che avete svolto al primo anno, cioè tu dove pensi si debba lavorare per un eventuale miglioramento per il prossimo anno, già in questo gruppo diciamo? Sì, sì. Diciamo che con Giancarlo già ne abbiamo parlato. Un altro anno penso aggiungendo un lungo di ruolo potremmo ambire a fare un ottimo campionato, diciamo tra le prime 4 posizioni. Poi ambire a salire, a vincere il campionato penso sia difficile, però non è impossibile. Cioè, noi non abbiamo mai detto andiamo a Melilli, loro tanto devono vincere il campionato. No, noi abbiamo provato a vincere e a passare il turno. Se avessimo incontrato Gravina in semifinale avremmo giocato per vincere. Certo, poi ci sono squadre attrezzate per vincere il campionato e è molto più difficile. Però non lo so, un altro anno sicuramente proveremo a raggiungere di nuovo i playoff. Se ci riusciamo a passare il primo turno sarebbe sicuramente un passo avanti. Devi lavorare per migliorare, sicuramente non puoi lavorare per andare indietro, fare peggio dell'anno precedente. Proveremo a fare meglio.